ragazzi, eccoci tornati per una nuova esplorazione. Ci troviamo in una bellissima campagna a ridosso di colline, in una location che merita veramente una camminata oltre che un'esplorazione, e adesso insieme andremo a vedere una villa molto prestigiosa dove si dice che praticamente appartenesse a un musicista. E andiamo a esplorarla insieme e vediamo che cosa può offrirci. Sappiamo che ha una storia che va indietro almeno 250 anni e quindi arriviamo anche fino al 1700 e scopriamo insieme anche dove è collocata. Ok, parti tu? Parto io. Andiamo a passare proprio qui. Adesso io userò Pit come cavia. Spero che poi ci sia il collegamento, vero vecchio? Se nessuno poi... se non sento rumori strani di rapimenti e quant'altro. Via, che agilità! Ma stiamo scherzando. Iniziamo già con le sorprese a sto punto. Ah sì? Perché siamo già qua. Ah, quindi le passo la videocamera. Sì. Un attimo. Doppia registrazione, doppia videocamera. Questo deve essere stato qualcosa da chiesa, credo. Questo deve essere un pulpito. Sai da che sì? Pulpito parte la predica? Ecco. Giusto. Ok. Bene. Ok. Ok. Allora, iniziamo con la sorpresa, allora. Ok. Dopo fotografiamo qua perché... Perciò non vedevo l'ora di vederli. Ok, siamo all'interno. Wow, ecco sti due pit. Wow. Questo qui era un pulpito praticamente, come ha detto Pit, ragazzi. Dove veniva fatta la predica nella chiesa. Solo mi ha detto che c'è una sorpresa. Quindi andiamo a vederla. Aspetta. E queste coppe? Rassegna cinofila. Vabbè. Pete. No, va bene, dai. Cioè, ragazzi. No, no. Questa era la sorpresa. Che poi mi ero convinto ce ne fossero due, non tre. Fra cioè, me. Ragazzi. Intanto magari riprendi di qua che sì. Io faccio le foto di là così ci, okay. Non ci accavagliamo. Certo. Tanto qua le immagini parlano da sole.
Ok ragazzi, siamo entrati dentro il parco della villa. Ok, adesso iniziamo l'esplorazione. Ho già sentito un quindi vediamo. Ragazzi, questo è il primo pianoforte. Fantastico. Peccato che manchino i tasti. Però ci sono ancora tutte le corde. Che bella la visuale da qua. Spettacolo. Questo c'è. Niente di che. Sembra quasi ristrutturato qua. Cioè, voi immaginate quando era tutto arredato, che te scendevi da qua. Ti beccavi questo gioiello. Mamma mia. Senza parole. Qui c'è un'altra spettacolare scala che va su. Era la stanza da letto questa. Molto piccola. Che bello. Allora, la prima cosa che ci siamo chiesti è questo letto da ospedale di chi fosse. Ovviamente è in mezzo al giardino, vabbè. C'è nulla però. Che bella grande. Ovviamente è stato tirato via tutto. C'è una vecchia poltrona. A mio avviso questa chiesa qui è vuota, ma molto strana. Potete ancora vedere, guarda che bello. Si vede che qua ora crollato l'hanno sistemato. Questo qua deve essere tipo sacrestia, dove il prete magari preparava prima di fare la sua funzione, che qui non è rimasto più nulla. Dobbiamo andare su qua sopra. Questa qui dovrebbe essere la parte sopra della chiesetta. Che qui non è rimasto più nulla. Un po' di mobilio, un attrezzo usato
per non so cosa. Che odore, qua c'è solo un letto. L'odore è impressionante, ragazzi. Via, 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 via. Non so se qualcuno veniva qua a dormire un tempo, qualche barbone, anche se è un po' scomoda da raggiungere questa villa, eh. Ok, anche la chiesetta visitata. Adesso aspetto un attimo Pete, finisce di fare le fotografie alla zona che abbiamo filmato prima, dove c'è il pianoforte a coda, e dopo andiamo a vedere le altre zone. Ok. Eh? No, vabbè, niente. Nulla? Magari dove mettiamo la dispensa qua, mangiare? Oh, c'è proprio nulla. Che bella sta... le sue ragnatele. Gli ortaggi. Ma questa qua era una dispensa. Che c'era abbastanza fresco qua. Sì, eh.